oggi un altro grandissimo autore, un altro autore a cui tenevo tantissimo, Giuseppe Di Bernardo, grandissimo autore, ha fatto tantissime cose, ha avuto le mani ovunque, e poi il suo personaggio, Desdemetus, che io adoro, ragazzi. Godetevi questo tre chiacchiere veramente, veramente interessante. Ciao a tutti ragazzi, bentornati al Tre Chiacchiere con. Oggi sono qui con Giuseppe Di Bernardo, grazie mille per aver accettato. Grazie a voi, grazie a te di questo invitone. Io, già che ti ho qui, io ho un quesito che mi porto dietro da anni. Ma i numeri usciti erano 3 della prima serie? Allora, sono... Quindi ce li ho 3. Tutti? Ok. Sì, forse ti manca il numero 0, che io potrei esibire da qui a breve. No, ce l'hai. Attenzione. Allora, no, in realtà questa è una domanda che mi fanno da sempre, perché in effetti sul terzo numero, in retrocopertina, c'era l'immagine promozionale del quarto episodio, che tra l'altro aveva stuzzicato la fantasia dei lettori, perché era "vedi Napoli e poi muori". E in effetti quel volume disegnato da Gianni Sedioli c'è. Non è stato stampato, ma c'era la copertina, c'era il contenuto, c'erano appunto le tavole di Gianni, praticamente tutte letterate. Io ho delle fotocopie di quel volume. Un giorno prima o poi mi metterò lì e farò un restyling del prodotto, certo. Dice, fallo, ma non solo, tra l'altro ci sono anche gli episodi successivi, c'è un quinto episodio che si intitolava "I delitti di una bimba mai nata", disegnato da Lucio Mattioli, anche quello è completo, "Pinocchio" di Jacopo Brandi, che poi adesso è un disegnatore di Diabolik, di quello è una storia buffissima, perché praticamente ci sono le tavole, già con i balloon, non c'è il testo, okay. Ma si è perso il testo, cioè nel senso che non esiste più traccia della sceneggiatura, quindi praticamente io ho le tavole finite con i personaggi che parlano, non ricordo più cosa si dicono, anche perché è stato fatto nel 94, quindi per immaginare, certo, certo. Si è perso questa zona. Quindi un bel giorno farò un lavoro di... Sai quando ritrovi praticamente le pellicole magari del sì. film che è andato perduto, però ti manca la traccia audio, allora viene recuperato su un VHS registrato, è la stessa cosa. Bellissimo però. Ma allora io rimasi folgorato nel 94 dall'insonne, da Desdemetus, e soprattutto, se non sbaglio, quello che mi colpì tantissimo fu "Ingranaggi umani", che non era quello di quel signore, adesso è un po' che non lo leggo, di quel signore che viveva nell'autostrada da casello a casello. No. Esattamente. No. Io questa... Niente, ma proprio stregato questo racconto, questa storia, mi stregò proprio. Tra l'altro quella storia lì è stata scritta da Graziano Galletti, che è poi un autore che non ha continuato a fare fumetti, che invece aveva un grande talento, era più grande di noi. Fai conto che all'epoca io avevo 23 anni, Andrea Polidori 24, Graziano era già una persona che aveva 10 anni più di noi, quindi aveva più di un'esperienza col fumetto, anche se non era un professionista, era comunque una persona che aveva più a che fare, cioè che leggeva moltissimo, molto appassionato del mezzo fumetto. E ci faceva un po' da chioccia, no? Certo. Poi purtroppo per vicende di vita personale non ha continuato a fare fumetti, ma lui aveva un grosso talento, aveva fatto qualche cosa per Selena, se non ricordo male. Però quello fu un episodio che è rimasto nella memoria dei lettori, infatti mi viene citato spessissimo. Sì, allora intanto per chi magari, anche perché il mio canale lo seguono da grandi come età, lettori di fumetti eccetera eccetera, ma ci sono anche molti ragazzini 11, 12, 13, 14 anni eccetera eccetera, quindi magari stanno un attimo persi e dicono ma di che cosa stanno parlando. Stiamo parlando di questo fumetto del 94 che si chiamava Desdemetus, l'insonne, e uscirono 3 numeri più il numero 0, e secondo te era troppo avanti, era sbagliato il momento, all'epoca fare una cosa indipendente era un po' troppo, credo che te l'avranno chiesto 4 milioni di volte, ma io purtroppo è la prima volta che sono a chiedertelo, quindi perché no. Oggi, bene o male, no, non che oggi sia facile, però sai, magari oggi con internet, magari sarebbe proseguito come una web series, non lo so. Allora, mi verrebbe da dirti
spesso mi è capitato di fare cose che probabilmente erano fuori dal tempo, nel senso era probabilmente un po', era un po' troppo presto, perché stiamo parlando di un fumetto che nasce appunto nel 94, aveva come protagonista della serie una donna che già era una novità all'epoca. Quelli sono stati gli anni in cui c'è stato lo switch, se vogliamo, per cui sono nate Lex, che era comunque per scrivere, che era una costola di Nathan Never, Sprylitz, da Enoch, che era probabilmente il personaggio forse più vicino, diciamo, al nostro immaginario narrativo. Subito dopo è uscito, allora è uscito come serie regolare Esk, dove c'era la protagonista che era bianca. E anche se comunque Esper era già uscito sulle pagine di, non mi ricordo se era lo Sport, comunque sui settimanali, e quindi anche da quell'universo lì noi avevamo preso per, diciamo, per scrivere dell'insonnia. E poi la cosa strana era che era, aveva un'ambientazione italiana, cioè era ambientata a Firenze. Certo. La scelta di Firenze era un po' perché chiaramente era, cioè, era la città in cui io vivevo, in cui vivo ancora oggi, quindi per semplicità, diciamo, ho scelto Firenze, ma anche perché, cioè, Firenze era un po' universalmente conosciuta come la città del bello, dell'arte, dei negozi alla moda, ma contemporaneamente la città del mostro. Quindi da una parte c'era, no, il bello, e dall'altra parte c'era l'orribile. Certo, certo. Quindi questi due aspetti si sposavano nella mia idea che avevo dell'insonnia, cioè un personaggio che faceva la speaker radiofonica, quindi faceva la DJ nottambula, quindi per certi versi anche, diciamo, negli anni 90, quindi anche se vuoi alla moda, certo. E contemporaneamente però andava a ficcare il naso in storie truculente e terribili. Poi naturalmente non eravamo pronti, nel senso che eravamo giovanissimi, e infatti l'insonnia ha avuto, diciamo, una seconda vita. Esattamente. Nel 2005, dal 2005 al 2007, che è uscita la serie per la Freebooks, dove probabilmente il personaggio è maturato, nel senso che era, diciamo, io avevo avuto una serie di esperienze da fumettista, quindi ho potuto raccontare un personaggio più certo. Completo. Però Desdemona non, come dire, ci accompagna ancora. Anzi, io, se permetti, ti faccio un po' il piazzista. Come no, no, assolutamente, anzi, è una cosa che a me piace moltissimo. Per cui, allora, intanto recuperiamo. Anche perché sia io che quelli che guarderanno il video, non è che uno possa conoscere tutto di quello che viene pubblicato, quindi se ogni volta ogni autore ci fa vedere qualcosa, ne siamo contentissimi. Ah, questa era la serie del 2005. Ok. La serie del 2005, che rispetto all'edizione che hai fatto vedere tu, è un formato più bonelliano, questo con 94 pagine, mentre l'edizione del 94 era di 64 pagine. E poi addirittura è stato fatto un romanzo, ora non ce l'ho portato in mano, però è stata fatta anche una versione, che fare, voilà, finissima, cartonata, portata inglese, dalla Diego Comics, che ha pubblicato un paio di episodi, più due episodi, anzi io approfitto per ringraziare Giuseppe Tennesti, che è l'editore della Diego Comics, che ci ha anche dato, diciamo, la possibilità poi di continuare questa esperienza, certo, su altri formati, però di cui adesso non ti dico, magari ti do qualche accenno, ma non ti dico. Di questa seconda serie quanti numeri sono usciti? Dunque, sono usciti 10 numeri per le edicole. Ok. E 3 numeri per le librerie specializzate, nel senso che abbiamo portato in edicola, era una serie che in un primo momento doveva essere composta di 24 episodi, perché rispetto alla serie del 94, fai conto, aveva acquisito, era diventato un po' più alla Dan Brown, no? Quindi erano, okay, tutte storie strettamente gialle, erano diventate storie un po' più mystery, esoterico. Erano 24 episodi, erano divisi per le fasi alchemiche, di trasmutazione alchemica. Poi l'editore era un po' travallante e il curatore della serie chiese di stringere un pochettino i tempi, per cui sono diventati 13 episodi. La serie si era inconclusa perché era concluso il contratto con l'editore al 10° episodio, e poi la Rivoluzione Arcadia hanno pubblicato gli ultimi 3 episodi che concludono il ciclo narrativo, cioè, okay, chi prende l'insonne, chi prende questi 13 episodi,
non ha una serie interrotta, a volte si dice un sogno chiuso, no, non ha chiuso, perché in realtà la storia è raccontata fino in fondo, cioè un finale, certo. Okay. Quindi okay. È quasi più una miniserie, certo, certo. Beh, comunque era già pensata come una miniserie, da 24 poi è diventata 13, ma comunque era già pensata come una miniserie, certo. No, ti ripeto, puntualizzavo perché spesso leggo magari sulle pagine Facebook o sui forum che dicono, beh, peccato che l'insonnia abbia chiuso. Non ha chiuso, ha finito un ciclo narrativo. Poi si sono aperte poi anche altre strade, perché come dicevi tu prima, dice, poteva diventare una web serie. In parte lo è stata, nel senso che è stata per tanto tempo sui verticalismi, non tutta la serie, perché ovviamente 94 episodi sono, 94 pagine sono complicati da scrivere online, però le storie brevi dell'insonnia le potevi trovare tranquillamente sui verticalismi, su insonne.net ci sono delle storie da leggere online, quindi per certi versi anche una web serie. Okay. Certo, nella seconda serie, che poi tra l'altro è una cosa che oggi si fa, le stagioni. Sì, cioè sì, nel senso che sì, ma era già, ti ripeto, già nel 2005 noi eravamo pensati proprio con una storia che ha un inizio e una fine e non, certo. Non è un personaggio diciamo aperto, no? Quindi con una narrazione lineare, ma era, si concludeva, ogni episodio si poteva leggere a sé, quindi praticamente c'era una storia diciamo autoconclusiva per l'episodio e naturalmente una continuity che collegava tutti e 13 gli episodi. E poi certo. negli ultimi ovviamente negli ultimi episodi si prestava più attenzione alla storia diciamo portante, proprio perché si stava per concludere, quindi c'erano minor divagazioni diciamo sul tema, però c'era sempre questa struttura diciamo. Esattamente. Magari ti fa piacere, io nella mia vita ho venduto due volte tutti i miei fumetti, questa è la terza volta da 2 anni che sto ricomprando e ricostruendo la mia collezione di fumetti, cose che capitano nella vita, eccetera, eccetera. E, 3 cose sole, non ho mai venduto tutte e due le volte che ho venduto tutta la mia collezione completa di fumetti, tutta la mia collezione di Tex, tutta la mia collezione di Topolino e l'insonne. È così, è vero, non lo so perché a me, io sono rimasto particolarmente legato a questa cosa, quindi oggi mi fa doppiamente piacere parlare con te, proprio perché è una cosa che, non lo so, mi colpì, mi folgorò questi soli 3 numeri, mi folgoranno e me li sono tenuti lì, sono perfetti. Tra l'altro ne ho aperto uno prima per vedere in che condizioni. Faccio cross probabilmente, no? No, e sono perché chi dice no, le buste, sì, le buste, no, le buste, questo è del 94, io l'ho aperto adesso, le pagine sono bianche, perfette, non c'è, quindi sì, alle buste questo, quindi se qualcuno se lo stia chiedendo. Diciamo sì, alle buste. Sì, poi morbide, cioè nel senso sono aperte, l'aria entra, non so, sigillati, però sicuramente si proteggono. Ma io avevo visto anche un trailer di qualcosa, dell'insonne? Su YouTube trovavi, attualmente trovi il trailer di un episodio pilota. Ok. È un live action, quindi è fatto con Chiara Genzini, che è un'attrice che ha fatto da Coliandro ai Cesaroni. Insomma, ok. C'è una partecipazione di Francesco Montanari, che è noto per la serie TV ispirata da... quella di Saviano, Gomorra. Sì. E, no, ho detto una fesseria, in realtà non era la serie di Gomorra, ma è romanzo criminale. Ok, di romanzo criminale. Ok, quella di Saviano. E, praticamente è un... Sì, la Mescalito Film con Alessandro Giordani, che è il regista, molti anni fa ormai, mi propose, mi disse, guarda, insomma, ci piace il personaggio, vorremmo fare un adattamento cinematografico. Ancora non si sapeva se avrebbero fatto un film o avessero voluto proporre una serie TV, per cui ci abbiamo lavorato un po' di tempo e perché abbiamo realizzato un episodio pilota di 45 minuti che per un certo periodo, ti dicevo, è stato fruibile su YouTube, l'abbiamo presentato a Lucca, se non ricordo male, 4 anni fa, e poi è stato liberamente fruibile su YouTube, adesso non c'è più, perché stiamo preparando una cosina, stiamo preparando un DVD, tra l'altro non solo con l'episodio pilota, ma anche con altro materiale, e appunto la Mescalito Film adesso sta lavorando
tra l'altro a livello internazionale per produrre questa benedetta miniserie di contemporaneamente, se tutto va bene, ci dovrebbe anche, essere un reboot del personaggio per il mercato francese, quindi non per la struttura del personaggio, il personaggio che mai è quello, ma si riracconta la storia, se vogliamo, ci stiamo lavorando, certo. Per una cosa di questo genere. Ma questa miniserie potrebbe essere più vicina a quella del 94 o a quella più esoterica del 2005? Bella domanda. Allora, se tu guardi l'episodio pilota... Quello me lo so, io ho visto il trailer e non mi sono accorto che poi su YouTube c'era l'episodio pilota. Sì, farò in modo di farlo vedere. Cioè, grazie. For your eyes only, no? Solo per vedere. Guarda, in realtà l'episodio pilota si intitola Overture ed è ispirato al numero zero della serie del 2005. Ok. Quindi è un è giallo, ci sono però qua e là nell'episodio degli elementi un po' più onirici, mettiamola così. Ok. Fantastici, poca roba proprio perché non volevamo sbilanciarci, certo, sul genere. Certo. E perché il problema qual è dell'insomnia? Che sempre nella serie, io faccio riferimento alla serie del 2005, che è quella che non è più compiuta, diciamo, il personaggio è affetto da questa strana forma di insonnia. Io non so se tu hai avuto occasione di leggere qualche episodio. No, infatti me la devo andare a recuperare. Aspettavo a questo punto, ho detto, quando capisco di quanti sono, perché poi magari su eBay trovi l'insonne seconda serie dall'1 al 7 e tu dici, vabbè, allora è completa, la compri, poi ne mancano 3. Appunto, quindi ho detto, adesso che so quanti sono, so almeno a recuperare i primi 10 da edicola e poi andare a cercare gli altri 3. Guarda, per chi li volesse trovare su eBay, i primi 10 li trovi con una certa facilità, anche a prezzi contenuti. Certo. Parte qualche lotto particolare. Quelli che non sono, che sono molto rari, lo dico per i collezionisti all'ascolto, sono gli episodi, le storie brevi, le storie speciali, specialmente uno che si intitola Occhi dall'Abisso, che è stato il primo albo che noi abbiamo fatto per Insomnia Day. Ok. Insomnia Day era una specie di evento che facevamo estivo, itinerante, che l'abbiamo fatto. Okay. A Marina di Terra Santa, Serra Valle Pistoiese, l'abbiamo fatto a Bologna, l'abbiamo fatto a Manziana, vicino Roma, cioè Rimini Comics. E là dove facevamo, diciamo, l'evento, veniva fatto questo albetto, per stare breve, e questi albetti, ripeto, il primo è veramente raro, abbiamo battuto su dei a cifre stratosferiche. Un altro che era Anime Mostruose, questa è divertente questa storia, perché è pubblicato in occasione del Rimini Comics, di una decina di anni fa, ormai in tavolo, e è stato ritirato perché praticamente era stato fatto grazie a un finanziamento che c'era stato dalla pubblicità, che era stato fatta da un centro commerciale di Rimini. Però nella storia, malauguratamente, avevamo il cattivo di turno, era un misterioso assessore, questo assessore che era corrotto, eccetera. Quando quelli del centro commerciale hanno visto che nella storia c'era un assessore, si sono rizzati i capelli e hanno detto no, va bene, voi l'avete fatto, però non permettiamo che venga distribuito gratuitamente al centro commerciale. È stato assolutamente magari hanno riconosciuto qualcuno. No, cioè, ti giuro che non, ovviamente. No, però magari sai com'è, quando uno magari ci dà una cosa che tu non stai pensando a quello, però se io è come quello che c'ha la coscienza sporca, no? Se tu mi chiedi, io c'ho. E quindi magari gli è venuto in mente proprio un viso, un volto, hanno detto no, lasciamo perdere. Ci sta, questo non è... Però sono di fatto che sono stati ritirati, non sono stati distribuiti, quindi anche quello non ci sono tantissime copie. E qui sì, l'insomnia è successo varie volte, è stato censurato un'altra volta per quando l'abbiamo fatto l'insomnia Day in occasione della Notte Bianca a Firenze, in copertina, siccome lei speaker nottambula, quindi un po' anni 70, quindi sigaretta in bocca,
nella copertina, siccome c'era il timbro del Comune di Firenze, hanno detto: per cortesia, possiamo togliere la sigaretta? Per cui, vedi la copertina, c'è lei che sta così, che aveva la sigaretta che è stata cancellata. Quindi questo per darti un'idea. Sì, poi queste sono le cose che non capisco io, cioè è un fumetto, non è che se un ragazzino o un ragazzo vede l'insonne che fuma, basta, tutti a comprare sigarette, non lo so, io questa cosa vabbè, non la concepisco, cioè la censura quando il politica di corretto, quando è spinto all'esasperazione, secondo me è una stupidaggine, però io intanto volevo consigliare a chiunque stia guardando questo video di andare a recuperare i 3 più lo 0 del 94 e poi anche l'altra serie, perché l'altra serie non l'ho letta, su quella del 94 garantisco io personalmente, però visto che stiamo parlando dell'insonne, perché ti faccio anche vedere una cosa, qua, tu conoscerai sicuramente il personaggio, sì. Dante, in questo episodio di Dante, scritto da Moreno Burattini, La Porta dell'Inferno, incredibile, ma c'è una partecipazione straordinaria, non la trovo, voilà, di un personaggio a me noto. Ah, però. Beh, quindi, guarda, calcola che nel video che è uscito oggi alle 2, anzi doveva uscire alle 2, ancora non era uscito quando abbiamo cominciato a parlare perché YouTube mi sta mettendo i bastoni tra le ruote, e ho fatto un recupero di Dampir, sto recuperando tutto Dampir, e quindi prima o poi arriverò a recuperare anche quello, adesso con maggiore enfasi. Che cosa è stato per te, perché è stato un po' un inizio l'insonne, perché eri molto giovane, quindi che cosa è stato per te poi, cioè negli anni, che cosa ti ha insegnato, quale esperienza è stata a livello proprio formativo? Allora, dovremmo fare un piccolo preambolo, nel senso che io prima dell'insonnia avevo fatto delle altre cose, certo, a causa, non so se ti sei preparato una scaletta, io non vorrei buttartela per aria, ti faccio vedere. Questa è stata la prima cosa che ho fatto, non completamente io, questo, la copertina è dell'immenso Dall'Agnol. Su questo gioco di ruolo di Dylan Dog c'erano alcune delle illustrazioni che ho fatto io, avevo 21-22 anni, appena uscito Story Comics, e poi arrivò, grazie forse anche a quel tipo di promozione degli anni 90, dicevi Dylan Dog, si aprivano le porte, questa è stata la prima pubblicazione. Demon Story, sì, ok, sì. E qui c'è una storia che si intitola Lo specchio ed è stato il mio esordio. Allora, a quel punto lì, con l'incoscienza dei 20 anni, sono andato dall'editore dell'epoca e ho detto: io avrei una serie, no? Cioè, follia. Oggi pensare che a un 20enne venga affidata una serie d'edicola, no, è assolutamente folle. Cioè, tutto il comic poi pare che l'editore. Sempre perché uno guarda all'età. Perché secondo me ci può essere un ventenne che c'ha un'idea geniale che funziona, e magari c'è uno che fa fumetti da 30 anni e l'idea che magari propone non funziona. Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. La cosa importante sarebbe però che il giovane autore avesse, come dire, una struttura alle spalle che lo sorregga, che lo guidi. Oh no, quindi ok, è assolutamente, cioè il ventenne è assolutamente, no, come dire, del tempo. Certo. Cosa che magari un cinquantenne come me ha anche difficoltà. Quindi, però, non hai esperienza. Per cui funziona questa cosa quando tu hai un giovane autore con le idee e qualcuno disposto ad ascoltarlo e a sostenerlo. Il problema nostro di quella casa editrice, che era la Fenix di Roma, è che non c'era un impianto editoriale dietro. Cioè eravamo veramente al parale. Quindi, cosa è stato? È stato ovviamente il coronamento di un piccolo sogno, e devo dire è arrivato subito, nel senso che appena ho iniziato a fare questo mestiere è stata data questa possibilità. Devo dire il personaggio con cui ho anche cercato di identificarmi il più possibile, certo. Per gli appassionati di fumetto, quelli appassionati da fiera, di Bernardo, insonne, quindi... succede regolarmente che mi portino gli albi da firmare, succede, devo dire, regolarmente che parlando con delle persone anche di altra cosa, ma lo facevi tu quello del 94, cazzo, bellissimo, questo cazzo magari non so se lo possiamo dire su YouTube, ma magari lo cancelliamo, mi diceva bellissimo, oppure guarda, questo personaggio ha formato il mio immaginario narrativo, mi sono sentito dire più di una volta. E
E quindi ovviamente è una, io lo considero un po' come mia figlia, ed è anche il motivo per cui cerco sempre di continuare a tenerla in vita in qualche modo. Certo, ma io ho citato quella non per sminuire quello che tu avessi fatto prima, ma perché quella è prodotto tuo, è una storia tua, è creato tuo, sei andato in, cioè è il primo prodotto tuo, è completamente tuo, che ha avuto una vita travagliata, poi si è bloccato, e quindi anche proprio a livello personale, alla giovane età di 20 anni, 24 anni, uno si è trovato ad avere subito la serie, poi è stata bloccata, poi l'editore non ce l'ha fatta, e quindi uno ha imparato, cioè, è stato un corso accelerato di successo, no fallimento, però successo, stop, poi dover riprendere, quindi un impatto subito col mondo reale, con l'editoria, un ciclo completo praticamente in 3 numeri. Assolutamente. Sì, poi devo dire che una cosa che poi è risuccessa, ve l'ho vista risuccedere spesso negli anni, quindi editori che partono con grandi aspettative, che poi la cosa si spenge, quindi con tutta la, per certi versi, mortificazione che un autore può avere per non, un autore che ha voglia di continuare a raccontare di una certa storia, e le contingenze glielo impediscono, no? Poi passano gli anni, sono stati 25 anni dalla prima pubblicazione, sì, 25 anni dalla prima pubblicazione, quindi probabilmente, cioè, spero sempre che ci sia un'ennesima occasione per l'insomma, spero che ci sia. Però è già stato un successo, perché se oggi ne stiamo parlando dopo 25 anni, se alle fiere, agli incontri ancora la gente ti parla di questa cosa, vuol dire che è stato un successo, che sia durato prima, che sia durato. È presente quando tu hai quella storia d'amore che dura una serata, che però è sconvolgente, poi tu quella ragazza o quel ragazzo non lo rivedi più. Esattamente. E ti rimane, no, qualcosa di incompiuto, probabilmente. Quindi forse è quello che è successo a molti lettori, che quindi sono rimasti, no, a metà con questo personaggio, che avrebbero voluto averne di più, come è stato concesso ad altri personaggi, che poi si sono spenti nel tempo, perché poi veramente più di un certo numero devi essere veramente molto bravo, come sono quelli dello staff di Diabolik, per esempio, a rinnovare il personaggio, a continuare a ridarlo a certo colori con un tempo. Certo, fino al numero 400. No, dopodiché io ho visto 95, collabora con la rivista Selene. E addirittura con una storia sul Giornale dei Misteri scritta da Moreno Burattini. Sì, quindi sì. Poi a quel punto c'è stato uno spostarsi su altre situazioni. È andato verso Selene, come potete darmi torto? Cioè, no, assolutamente. No, guarda, siamo esattamente coetanei, credo ci portiamo qualche mese di differenza, quindi mi trovi pienamente d'accordo, assolutamente. No, allora, su Selene con Trentini, l'editore Trentini, che tra l'altro è stato uno degli editori migliori con cui ho collaborato, estremamente corretto, amichevole, innamorato di quello che faceva. E faceva questa rivista erotica, appunto, a cui Luce, dava il nome. Ed è stata una bella palestra. Io ancora quelle storie lì, devo dire, sono tra le cose più carine che ho disegnato. Non so se era lo stesso. Io, per dire che io ho recuperato in un mercatino un numero, credo, di un albo brossurato di Cicciolina, probabilmente, che era ancora più vecchio, credo. Sì. Esattamente. L'ho aperto, sono rimasto a bocca aperta. Quando l'ho presentato. Io tutte le settimane faccio gli acquisti dei fumetti. Quando l'ho presentato, poi sotto hanno scritto: sì, vabbè, la parte artistica. Invece io l'ho aperto e c'erano dei disegni clamorosi. Ma perché dietro quei nomi fittizi lì ci sono autori che tutt'oggi sono dei capitali. Adesso non ho visto il tuo video, ma non ricordo di preciso, forse addirittura quel cittadino può essere di Filippucci, lo sai che forse era proprio Filippucci, perché mi sa che c'è scritto, e potrebbe essere proprio Filippucci. No, ma proprio bello un disegnatore enorme, cioè, esattamente. Marco Bianchini, con cui ha lavorato sul Mister No, lui si firmava Marco Delizia, penso che non sia un mistero, penso che qualcuno si possa dire, certo. E faceva per esempio i Ramba. Quindi, sì, perché quel tipo di fumetto là, in quegli anni lì, era la possibilità
per autori che disegnavano bene, comunque di farsi le ossa, ma farsi le ossa bene, cioè con fumetti di qualità. Io credo che con Selen ho lavorato con Riccardo Schitti per le avventure ermetiche di Eva Ender. Quindi, in quel caso lì più che erotico era proprio porno, però era, non è mai stato, era una storia, pubblicata, puntata sulle riviste di Riccardo Schitti, che purtroppo non è mai stata raccolta in volume, ma anche quella fa parte di ciò che farò quando avrò un po' di tempo, nel senso prendere, rifinire, sistemare e poi magari pubblicare quella, perché comunque sono disegnati dal sottoscritto e inchiostrati da Jacopo Grandi, e comunque sono delle belle tavole per essere, cioè, nel ferotico. Anche perché, diciamocelo, a oggi, nel 2021, se uno vuole trovare uno spunto, non è che va a recuperare i fumetti, li va a recuperare perché sono interessanti dal punto di vista fumettistico, dal punto di vista del disegno. Quindi, cioè, no, quando fanno le illazioni su, cioè, diciamo... Non c'è bisogno di Rambas. A oggi c'è, cioè, veramente, c'è un mondo lì fuori, insomma, basta avere un cellulare in mano. Quindi è bello proprio recuperarli, perché ci sono... Ne parlavo con, non mi ricordo se con Mario Rossi, forse con Mario Rossi, e lui parlavamo ancora di quelli prima, sempre il fumetto erotico anni 70, dove c'erano altri grandissimi, esattamente, altri grandissimi disegnatori, sempre in incognito, che poi sono diventati dei grandissimi disegnatori, quindi vanno recuperati, tant'è vero che la Cosmo li sta ristampando degli anni, quindi assolutamente c'è il valore artistico. Per esempio, un Leone Frollo, che è un po' finito nel dimenticatoio, secondo me, un autore potentissimo, insomma, che però forse perché ha limitato, diciamo, gran parte della sua carriera a quel tipo di fumetto lì, è un po' stato snobbato, se vuoi. Ma guarda, per esempio, mi ha recentemente, per la vicenda di cui parleremo tra un po', legata al mostro di Firenze, sì, che appunto ha scritto una graphic novel sull'argomento, nella storia del mostro di Firenze entra letteralmente nelle indagini un fumetto, l'assassino del bisturi, di cui nessuno sapeva chi fossero gli autori, e tra l'altro quando l'ho trovato io, insomma, quando ho guardato le pagine, ho detto, questo è Luciano Bernasconi, cioè, perché comunque un disegnatore dal tratto riconosce. Certo. E di fatto ho potuto rintracciare Luciano, che era ottantenne, e appunto mi ha raccontato di quel fumetto lì e in che modo e qual era stata la gestazione. Perché, ti ripeto, è incredibile, ma insomma, un fumetto che entra, che non è un caso isolato in quella strada lì, entra nelle indagini. Figo. Ma dopodiché sei riuscito a fare anche una cavatina da Lazarus LED? Ce l'ho, aspetta. Ce l'ho. In realtà prima, come ti dicevo, cioè questo... Allora, questo non è il... Questo è solo la ristampa, però ho fatto il Mister Mock con Marco Bianchini. Il 2,53, però me lo dava dopo, ecco perché io seguivo Wikipedia, e invece Wikipedia mi dà prima Lazarus LED e poi dopo Mister No. In realtà Mister No è la prima cosa che ho fatto un giorno da Cani, che ho fatto con subito dopo l'insonnia. Che tra l'altro il numero 253, Mister No si è chiuso a? Ah, non mi ricordo. Ma lì, si è chiuso lì? Cioè... No, davanti. No, 300 forse? Continuato di ok, allora un po' di più ancora, ok. Era il 95-96, se non ricordo male, e niente, io poi dopo lavoravo con Marco e fui sedotto, tra virgolette, dal compianto Ade Capone. E Lazarus LED e Ade Capone sono stati un punto di passaggio, di maturazione, di una valanga. Cioè io sono arrivato a una sessantina di chiacchierate, ma l'80% è passato o per Lazarus LED o per comunque un fumetto di Ade Capone, o comunque qualcosa che orbitasse a... È stata una cosa impressionante quel momento. Ade non aveva all'epoca soprattutto non aveva un carattere facile, per cui non era facile relazionarsi con lui. Era un po' ciclotimico, no? Per cui una volta eri il disegnatore più bravo dell'universo,
il giorno dopo eri un cane, ma perché ti ho preso a lavorare con me? Quindi ti traumatizzava, okay, e ti rendeva uomo, probabilmente. E comunque lui mi disse, all'epoca in Star Comics appunto stava crescendo, Lazarus andava benissimo, e mi disse, guarda, abbiamo questa serie nuova, quindi prima di Lazarus c'è un altro, c'è questo, Samuel Sand, okay, di Barbieri Abate, e mi disse, guarda, c'è questa serie nuova, Mystery, come piace a te, era un po', diciamo, la versione francese di X-File, per capirsi. Ok. E, però di questa serie sono conosciuti di quella 7 numeri e poi ha chiuso. E finito appunto Samuel Sand, ecco che effettivamente sono approdato sempre con Jacopo Brandi sulle pagine di Lazarus. Che anche quella sto recuperando piano piano, Lazarus Led, perché anche lì ci sono una valanga di disegnatori clamorosi, insomma. Sì, ma poi Ade sapeva scrivere bene, cioè sì. Ade era veramente bravo, era uno scrittore di genere sicuramente, però pieno di interessi, infatti vedevi che magari c'era il periodo super fantascientifico, c'era il periodo un po' più fantasy di Lazarus, per cui periodo un po' più giallo, quindi era comunque era un eclettico, un autore eclettico. Certo. E, purtroppo sì, ho fatto soltanto uno di Lazarus Led, e poi poco dopo ho iniziato a lavorare per i francesi, per il nome di Sassossé, e poi sono arrivato a Lebetti. Adesso non so se ti sto scombinando la storia. No, è che no, ci mancherebbe, che Wikipedia fa come gli pare, insomma, quindi io la uso come traccia, però poi mi accorgo tutte le volte che ma poi sei tornato pure a lavorare di nuovo con Schicchi. No, io ho fatto soltanto, no, ho fatto un percorso soltanto per queste storie, perché diciamo, leggevo di Eva Enger. Sì, esatto, le avventure okay. Ermetiche di Eva Enger, okay. Sono quello che dicevi prima, posteriori, rispetto okay, a Selen, certo. Sono certo. 4-5 anni posteriori, quindi sì, tra l'altro lui era simpaticissimo. Sì. No, pensa che un giorno io lavoravo, facevo dirigevo il negozio dello Zoo di Roma, il merchandising, e un giorno il negozio era ricavato nella vecchia gabbia del gorilla. Una parte del negozio, una parte della gabbia era adattata al negozio, e poi c'era la parte proprio perché il gorilla c'ha la parte dentro, e poi c'era la gabbia in metallo dove praticamente andava al pubblico. Non essendoci più il gorilla, fuori era così, dentro, nella parte della gabbia, c'era un albero ed era vuoto, ovviamente, perché non ci si poteva fare il negozio, era all'aperto. E quindi il negozio era chiuso e fuori era una specie di giardinetto chiuso del negozio. Non so con quale cosa sia arrivato il Bioparco di Roma a fare una collaborazione con Schicchi, per cui, ah no, perché girà, no, non era con Schicchi, perché c'era quella trasmissione, non so se te la ricordi, che Evanger faceva la sera tardi su Italia 1, credo. Cioè c'era questa trasmissione satirica dove c'era pure uno sketch tutte le volte con Eva Enger, e c'era il comico, quello altissimo, quello che faceva Sordi. Vabbè, non mi viene. Impreparato. No, non mi viene. Comunque girarono un pezzettino di questa cosa di Italia 1, e che era una cosa sul trash che facevano la sera tardi, durò non so se forse una stagione, e quindi vennero a girare un quarto d'ora dentro alla gabbia del negozio che gestivo io, insomma, e quindi infatti io c'ho una foto, io e Wenger, la mia collega, insomma, e quindi insomma tra l'altro è educatissima, bravissima, simpaticissima, è una bellissima donna, insomma, e quindi veramente, e ci fu pure Schicchi che girava, insomma, vennero lì tutta la produzione, e quindi mi ricordo questo momento, insomma, con poi l'ho rivista anni dopo con la figlia al Disney Store a Via del Corso, e anche lì, insomma, bella la mamma, bella la figlia, questo bisogna dirglielo, perché Guarda, quando l'ho conosciuta io, le bambine erano piccolissime, io quando l'ho veramente. vista io anni dopo c'aveva forse 15-16 anni la figlia, quindi era, però si vedeva che era una gran bella ragazza. Poi adesso l'ho rivista, vabbè, stiamo divagando, insomma. E dopodiché, arriviamo, dopo tutta questa serie di vicissitudini, arriviamo a Diabolik. Sì, ti ho detto, guarda, stavo guardato, prima di Diabolik c'è stato un periodo in cui per tanto tempo io ho lavorato nella pubblicità, ho Ah, ok. fatto tanta pubblicità per Gig, per i preziosi, quindi tutto quello che era il spot TV dei giocattoli,
giocattoli, praticamente dal 97-98 circa fino al 2008 ne ho fatti veramente tantissimi, cioè dai Furby ai Super Liquidator, Nicco, le piste, no? Queste cose qua, le Bratz, infatti mi è rimasta quella cosa della passione per il giocattolo vintage, insomma, una cosa tutta qua dietro, si vede un po' alle spalle, ma non svegliamo certe no. cose. Per cui mi stavo, infatti, stavo per abbandonare il mondo del fumetto. Nello stesso periodo lavoravo per i francesi, per una nuova di Sassosé, per una serie che si intitolava Lancet Programming, cioè l'avo programmato, una cosa del genere, era una serie di fantascienza. Come è stata l'esperienza con i francesi? Belli, meravigliosi, cioè, anche perché comunque sei, eri, almeno all'epoca, ora non ho idea, in un pubblico appunto per la Francia da 15 anni, quindi non saprei, però beh, eri considerato molto meglio di come venivi considerato in Italia, eri considerato comunque un autore, cioè venivi trattato con i guanti, insomma, per cui... Quello a cui stiamo un po' arrivando noi adesso? Spostando il fumetto in libreria, i cartonati. Può essere, sicuramente era un trattamento diverso. Comunque avevo fatto diversi episodi e poi stavo per mollare, perché onestamente avevamo fatto io e Jacopo Grandi una cosa, un 40 tavole di prova per la Bonelli. Però le tavole funzionavano, piacevano, però non c'era mai questo. Okay? Però arriva un certo punto in cui ti scocci, nel senso che dice vabbè, evidentemente non è cosa, la pubblicità, cioè fare la pubblicità mi diverto, era remunerativo all'epoca, sicuramente più del fumetto, e poi succede una roba che racconto spesso, ma mi piace riraccontarla, perché una sera, rientrando a notte tarda, vedo un cartone con, sai, di quelli della tipo, non so se era De Agostini, Mondadori, non ricordo, che facevano i cartoni da mettere fuori dalle edicole, sì. Per la pubblicità delle nuove pubblicazioni, magari delle ristampe. E c'era questo bacio tra Eva e Diabolik. Io non ero mai stato lettore di Diabolik. Inchiodo, mi vengo preso da un raptus del furto, insomma, prendo il cartone, lo sradico dall'edicola, ormai è in prescrizione, quindi non sono più disponibile. Lo metto in macchina, scappo e mi metto in questo cartone in studio. Sta di fatto che da lì a un mese io ho fatto le tavole di prova per Diabolik, perché contemporaneamente una persona che mi aveva contattato per un'altra cosa in Francia aveva fatto vedere delle mie matite a Giorgio Montorio, che era il direttore di Diabolik, gli erano piaciute, l'aveva girato in redazione, mi aveva dato le tavole di prova e io un mese dopo... Quindi il mio rapporto con Diabolik è iniziato con un furto, dico sempre. Perfetto. Era qualcosa di non scritto. Ci mancava solo la Jaguar e la tuta, e saresti stato perfetto. Esattamente. Io non sono perfetto, quindi non si può fare. E invece andando... random così tanto, ormai ho capito che la cronologia non è più la stessa, e mi è capitato al mercatino di recuperare qualche numero di Cornelio che adesso esibirò, perché me l'ero preparato, eccolo qua, così mi è capitato di recuperarlo adesso proprio qua, 2 settimane fa al mercatino, e... Allora, questa era una roba che abbiamo allora, io ho conosciuto Mauro Smokovic, che era un collaboratore strettissimo, è un collaboratore stretto ancora di Carlo Lucarelli, e voleva praticamente fare un fumetto con, doveva essere un Carlo Lucarelli presenta, quindi una specie di Hitchcock, no, lo strano, okay, che presentava delle storie noir a fumetti. Okay? Questa cosa viene presentata in Star Comics, e cominciamo a ragionarci su, e un bel giorno dico a Mauro, o lui dice a me, non ricordo più come è successo, eravamo in macchina, no? E ci dicevo, ma perché non mettere proprio Carlo all'interno della storia,
visto che e fare una storia che parla di un autore di Varchia perde la vena creativa, che Ok. infatti è poi la trama di Cornelio insieme a questa figura Vanessa, che è questa goth, ragazza goth, una suicide girl all'epoca, era il periodo di massimo successo alle suicide. E naturalmente un personaggio lui molto rigido, molto impostato, scrittore, per cui tutto libri, lei ovviamente era matta, e questo rapporto tra di loro poi permetteva che lui si trovasse a indagare quasi fosse veramente un detective, quindi a stimolare la sua vena creativa. Ecco, io ho curato la sceneggiatura praticamente tra quelle scritte e quelle che ho comunque, diciamo, corretto, riletto e adattato dei primi 6 episodi, poi la serie è passata praticamente tutta nelle mani di Mauro e si è conclusa al 12° episodio. Era una bimestrale, quindi la serie è durata 2 anni. All'epoca fu un successone perché, immagino, il primo numero mi sembra vendette intorno ai 25.000 copie, quindi per una roba della Star Comics, comunque per un editore che non è Bonelli era tanta roba, oggi Certo. sarebbe tanta roba per chiunque. E quindi è stata un'esperienza bella. Poi Carlo è una persona meravigliosa, quindi è veramente. Ci siamo fatti, insomma, molti pranzi di lavoro insieme, che è sempre stato estremamente. Interessante con il quale parlare, credo proprio a livello proprio Assolutamente. di tutto, insomma. Carlo è veramente una bella persona. Anche Mauro, Assolutamente. ancora. Certo. E poi, ma tu hai fatto troppe cose. Cioè, nel senso, io qui vedo The Secret, vedo. Casualmente ho qua delle copie, se posso esibire, No, allora. questo è questo. Allora, io, per esempio, ho recuperato qualche numero di Cornelio. E poi io, quando trovo nelle fiere, nelle cose, cerco di recuperare. Poi, soprattutto se sono miniserie, se sono. Perché è ancora più figo, secondo me, da recuperare. Che recuperare, che ne so, tutto Mister No, che sto recuperando perché l'avevo venduto e va bene. Però recuperare queste chicche idee, secondo me, è la cosa più figa dell'appassionato di fumetti. Quindi se poi alcune ce le fai vedere, anzi, Anche perché in effetti la miniserie, se è appunto autoconclusiva, cioè te lo leggi l'arco magari di 3-4 giorni e riesci a Esattamente. fartela addirittura meglio di quando esce, no? Nel testo era Esattamente. digitale, se non ricordo male, sto perdendo i colpi, sai. No, mensile, non ricordo manco le mie cose, però riendo scherzando pure questa serie di 10 anni fa, quindi. Allora, The Secret, che poi è anche stato ristampato, apro tutto, dall'edizione inchiostro in Ah, ok. formato wow, che sono formato di 224 pagine, tra l'altro con del materiale inedito, cioè praticamente i numeri di The Secret in edicola erano 8, e miniserie di 8, quindi si conclude. Siccome era andata esaurita da supporto della Star Comics, l'edizione inchiostro l'ha ristampato e ha aggiunto praticamente 2 episodi inediti. Ah, ok. E quindi niente, di che cosa parlava? Era, diciamo, una serie di fantascienza, ma era una serie sul folklore del complottismo, cioè nel Ok. senso, erano gli anni in cui il complottismo ancora non era diventato il complottismo becero, infame che c'è adesso in rete, quindi Era era un gente preparata che cercava di scoprire se ci fosse un complotto dietro, non il macellaio diciamo. sotto casa. Esatto, non per tutto il rispetto del macellaio, No, Pepera, sì, dal ovviamente, certo. salotto, però fa sempre molto ridere che dal salotto di casa pensi di sapere, di conoscere tutti i segreti di Big Pharma o dei rettiliani, qualora Sì, ci fosse. esattamente, ho del 5G. Era del 5G, sì. No, praticamente fai conto che era una serie che soprattutto parlava di ufologia, quindi di tutto quello che era il fenomeno all'epoca molto, diciamo, di moda delle interferenze aliene, cerchi nel grano, perché avevo cercato di, da fan di Giacobbo, no? Sì, Mettere, mia madre è in fissa con lui. giustamente, ma poi io tra l'altro sono della generazione, quindi anche un po' la tua, che leggeva i libri di Peter Colosimo, non so se ti è mai capitato di leggere qualcosa di Peter Colosimo, era questo scrittore degli anni 70. Sì, me lo ricordo, come Non è terrestre, per esempio, uno dei suoi astrali sulla preistoria, sono tutti quelli che poi, tra l'altro, sono stati la base per Martin Mystère. Cioè, se no. Certo. non
se togli Colosimo, Eric Bondani, Zaccaria, Castelli ha attinto a piene mani. Tantissimo. Certo. A me interessava, secondo me, era comunque lo stesso calderone narrativo da cui attingevo io, mi piaceva raccontare quelle cose, però in maniera naturalmente più moderna. Quindi ecco che ci sono i rettiliani, gli illuminati, che ne so, gli Annunaki, il Nibiru, insomma, tutto quel folklore. Perché poi, certo, dico solo che nella serie... Mi viene in mente anche Biglino qui, comunque. Mauro Biglino, esatto, che conosco, tra l'altro, è entrato, diciamo, quando Mauro ha cominciato il suo lavoro, perché adesso è piuttosto famoso, The Secret si era già concluso. E qui però, quando abbiamo fatto la ristampa, c'è un episodio, forse adesso però l'ho detto qua, dove tra l'altro io ce l'ho proprio infilato dentro. Ah, eccolo, è lui. Ed è basato sulle sue teorie. No? Che tra l'altro, la differenza, lo dico per chi magari non sapesse chi fosse... Beh, è diventato... Biglino, oddio, vedo che l'ignoranza comunque ancora è bella forte in questo paese. E, Biglino, tra l'altro, è quello che non fa ipotesi molto, cioè lui fa una traduzione letterale della Bibbia. Cioè lui dice: io ho tradotto la Bibbia per le edizioni paoline per 20 anni, dopodiché ho trovato un testo e ho detto fermi tutti perché l'abbiamo tradotta male, l'ho ritradotta come andrebbe tradotta realmente, e a quel punto è cambiato il significato del libro, perché questo funziona anche se tu prendi un testo russo, se lo traduci male c'ha un significato, se lo traduci bene ce n'è un altro. Quindi poi, ecco perché lui è intrigante. Poi tra l'altro, allora, bisogna premettere una cosa: Mauro, che ha fatto un lavoro egregio, non è il primo che fa questa cosa, nel senso che comunque anche la fa in maniera più scientifica, nel senso che filologica, per cui ricostruisce da traduttore, come dici tu, il testo, e poi dice, certo, poi alla fine dà un'interpretazione, soprattutto negli ultimi tempi sta andando un po' di più verso, si lascia un po' più andare, mettiamola così, perché quando parla del Kavod, per esempio, no? la gloria di Yahweh, insomma, la descrive come un oggetto pesante che sta in aria, cioè ci sono delle, effettivamente, se tu semplicemente lo traduci e lo osservi, ti può far pensare ad altro che sicuramente non è una roba spirituale, diciamo la verità. Poi le interpretazioni ovviamente sono... Però ti ripeto, non è il primo. Ci sono moltissimi libri degli anni 70. Il primo è Eric Bondani che parla di questa cosa. In the Chariot of the Gods, i carri degli dèi, fa un'analisi, diciamo, più superficiale, cioè prende l'Antico Testamento e dice sì, però sta ruota di Ezechiele che si comporta, certo, certo, in un certo modo, mi ricorda altro. Certo. Che era un po' la stessa cosa che faceva Tubercolosimo. Certo, poi certo. È una sorta di pareidolia, può darsi che sia una sorta di pareidolia, cioè nel senso, io guardo una cosa, la guardo con i miei occhi di uomo moderno e mi può sembrare altro. E difatti questa cosa qua è un po' degenerata, per cui qualsiasi cosa del passato tu la guardi cercando, no, magari l'ipotesi degli antichi astronauti, certo, diventa piuttosto facile vedere, no, certo, dove non c'è. È un po' appunto una pericolia, come vedi quando perché lui Nicola... perché lui prese la mattonella per comunicare, eccolo lì, c'hanno il cellulare 2000, esatto, anni fa. Gli va preso, ecco, cioè, ovviamente andrebbe preso con gran salto. Sì, è interessantissimo, la metto lì come elemento, poi io mi posso fare anche un'idea che ci possa essere stato un intervento, no? Allora, guarda, io quello non lo so, però sicuramente mi ha convinto che la Bibbia sia un libro storico e non un libro spirituale. Questo, questo ormai io credo che sia appurato con le prove, cioè lui dà le prove letterali che è un libro storico. Poi che il carro rappresenti l'astronave, che quello è una cosa che uno ci può credere o non credere, può dargli credito o meno, però che sia un libro storico. Però tra l'altro, per dirti quanto in realtà questo tipo di informazione è vecchia nel tempo, cioè, basta vedere la sigla
della serie TV Project Pluto, quella del 76, se non ricordo male, e inizia proprio citando il carro, la ruota di Ezechiele. Quindi già all'epoca si era capito, si era fantasticato, certo. Non abbiamo certezze, quindi si era ipotizzato che in effetti quello che veniva descritto potesse essere qualcosa di diverso rispetto certo. a quello che veniva raccontato. Certo. E poi tu hai fatto un'altra serie sempre sugli UFO. Io ho fatto una storia sull'episodio di autoconclusivo con Roberto Pinotti, disegnato da Rosario Rao, che è la breve storia degli UFO fumetti, dove praticamente in 54 pagine facciamo una carrellata sui principali casi ufologici, insomma. Da tu ti ricordi il progetto Blue Book, la serie? Quella che non si ricorda nessuno? No, ma era Project Pluto, era quello che dicevo io. Ah, ok, perfetto. Vabbè, sì, io mi ricordavo Project Blue Book, ok. Sì, che di questi due che andavano in giro a decidere se, e stiamo parlando per i ragazzi, stiamo parlando di un po' di tempo fa, e che andavano proprio a decidere caso per caso se c'era veramente qualcosa di possibilmente extraterrestre o se era un abbaglio o se era una... In realtà, ovviamente, quella era una struttura romanzata, per ovvie certo. ragioni, però il progetto Blue Book esisteva, e gli ufficiali dell'aeronautica, insomma, indagavano effettivamente per verificare quando ci fossero, nella maggior parte, lo sappiamo tutti, erano fenomeni atmosferici, rifrazione, gas di palude, stormi di uccelli, eccetera, eccetera. Però una parte... No, soprattutto c'era un manuale per come comportarsi in caso di avvistamento. Ma quindi... guarda che ce l'aveva anche i carabinieri. Certo. Cioè, io non so se c'è oggi, però sicuramente negli anni 70 c'era un protocollo e ci sono numerosi, anche nel caso del nostro Pier Fortunato Zanfetta, che è questo metronotte genovese che nel 79 sostiene, 79, nel 79, sostiene di essere stato rapito dagli extraterrestri. Ci sono i verbali della polizia, dei carabinieri, quindi sicuramente c'è un pezzo d'appoggio. Poi quello che è successo e quanto sia certo. finito della sua fantasia. Certo. Però, insomma, diciamo che le forze dell'ordine si interessavano. Certo. Militari e carabinieri. Tant'è vero che la NASA tre mesi fa, quando ha ammesso per la prima volta... Pentagono in Marina, per esattezza. Pentagono in Marina, scusa, volevo dire sì, no, il Pentagono, il governo americano. No, i bunker, guarda che se no, i bunkers ci massacrano. Esattamente. Stare con i piedini, sì, nel caso dei video della portaerei Nimitz, dove c'è questo oggetto che sfugge da altissima velocità e sfugge dal. Cioè, ci sono le telecamere. Sì. Infrarosso, che qui bloccano in target l'oggetto e lo seguono. Solo che questo a un certo punto fa un'accelerazione tale che gli scappa dal target. E loro hanno ammesso che non sono roba loro e non sanno cos'è. Cioè, dicono che c'è qualcosa, però loro hanno visto, non sanno cos'è, stanno indagando. Ci sono 180 giorni, sono partiti a poco tempo fa, che il congresso ha richiesto un approfondimento sui fatti e dovranno dirci cos'era. Certo. Perché potrebbero anche essere, magari sono cinesi. Magari no? È un velivolo sperimentale cinese, certo. Ovviamente, per cui loro hanno interesse a capire di che cosa si tratta. Però, chi crede negli UFO, tra virgolette, non è più visto come il pazzo visionario a oggi. Si sta un po'... Ma, vedi, per quale motivo? Cioè, c'è una cosa che c'è uno stigma sociale, no? Sull'argomento. Per cui se tu parli di alieni, gli alieni verdi. Esattamente. No? Questo è successo, cioè ci ha accompagnato fino ad oggi. Poi però probabilmente che cosa è successo? Cioè in 50 anni c'è stato un abituarsi della società a un certo tipo di ipotesi, per cui ad oggi... gli argomenti, un argomento così è quasi visto come un argomento normale, neanche se fanno magari preparano, dicono al telegiornale del news o viene fatto un programmino, ma non è che ti stupisca più di tanto. Certo, certo. Certi versi avvalorerebbe l'ipotesi che ci sia una, che sia stato fatto un rilento, un rilascio di informazioni anche attraverso la fiction, no? In modo da
tranquillizzare per certi versi. Mi viene Beh, certo, perché se di punto in bianco 30 anni fa avessero detto guardate che ci siamo in contatto con una cosa che la gente si sarebbe fatta prendere dal panico, quindi magari c'è veramente un piano per fare questo passaggio in maniera soft. Esatto, l'idea è, visto quando ci sono, mi sembra sia nello studio dei gorilla, cioè vengono lasciati indumenti umani nell'ambiente dei gorilla in modo che si abitino all'odore. Certo, certo. Per poi avvicinarsi il più possibile. In modo che non sia un odore completamente sconosciuto nel momento in cui arriva l'essere umano, insomma. Ma quindi domanda secca così, secondo te siamo soli nell'universo? No, allora, no, quello che pensi tu, non è, cioè se ci avessi la risposta avremmo svoltato, quindi il tuo pensiero. Io credo, il problema grosso qual è? È come ci si arriva, perché che siamo soli, cioè credo sia follia, no? Pensare che... c'è gente che lo pensa. Vabbè, però adesso anche tempo fa c'era gente che pensava che non esistessero altri esopianeti. Cioè, esattamente. Quindi voglio dire, l'acqua c'è solo sulla Terra? No, la stanno trovando su Marte, la stanno trovando piccole quantità sulla Luna, c'è probabilmente... Tra l'altro hanno trovato recentemente un sistema solare uguale al nostro. Più di uno. L'uno proprio 2 giorni fa, 3 giorni fa. Sì, sì, l'hanno trovato veramente. Due studiosi belgi. Il problema qual è? Il problema è che sta a 40 milioni di anni luce. Di distanza. Il problema è quello. Per cui qualsiasi cosa che segua le nostre leggi della fisica non è impossibile ci arrivi. Ma non per i 40 anni, perché la massa tende alla velocità della luce, tende all'infinito e non ci arrivi. Sì. Posti, cioè dovremmo sviluppare. Ora, questo però non impedisce... È affascinante questo discorso. Questo non impedisce a qualcun altro più avanzato di aver sviluppato una tecnologia tale per farlo questo tipo di viaggio. Non lo sappiamo. Certo. Io infatti sono... Cioè, mente aperta, ma non così aperta a far cadere il cervello. Certo, assolutamente. Quindi, cioè, secondo me il fenomeno esiste, probabilmente molto meno di quello che viene raccontato. Il 90% dei casi saranno fenomeni, sono sicuramente fenomeni atmosferici, pareggeria, suggestione di massa, quello che vuoi. Il fenomeno credo che esista. Tra l'altro mi viene in mente la risposta che dà lei in Contact con Jodie Foster, dove dice sarebbe un enorme specchio di spazio. Che è mi una sembra... frase di Carl Sagan. Quindi c'è, cioè, notevole. C'è la famosa equazione di Drake, anche qui dice, no? Che fa tutto il calcolo delle possibili civiltà. È vero. E tra l'altro io seguo il canale di Adrian Fartade, non so se lo conosci, è un divulgatore, cioè, e lui un paio di volte ha fatto dei video dove cerca di spiegare tutti i problemi legati se noi andassimo anche su un posto non così lontano come 40 milioni, cioè nel senso che tu parti ma quando torni, per te sono passati 5 anni, 3 anni, ma sulla Terra ne sono passati 10, questa cosa è, cioè, lì ti si annebbia un attimo il cervello perché cominci ad avere... una sensazione, però è esattamente, cioè non è che tu parti, anche se sono 5 anni luce, non è che tu parti per lì, ritorni e sono passati 10 anni, quello è il discorso, quindi ci sono tantissime problematiche dietro al viaggio nello spazio, insomma, quindi però insomma mi intrigava perché ti ho visto molto 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 appassionato su questo argomento e è un argomento che affascina a me da sempre, insomma, quindi tra l'altro è in ballo, sto lavorando a un progetto di fantascienza che comunque ha a che fare con viaggi, è una specie di space opera particolare, ha a che fare con viaggi interspaziali, cioè, e allo stesso tempo analizza il fenomeno della singolarità tecnologica, quindi il momento in cui il computer fa lo switch, per cui riesce a modificare la sua sorgente, okay. Quindi l'intelligenza virtuale.
Per cui, niente, spero che di... anche lì è molto delicato come argomento, perché non so se ti ricordi, poco tempo fa c'è stata quella cosa di un laboratorio in America in cui hanno dovuto spegnere i computer perché loro dovevano parlarsi tra di loro. A un certo punto hanno sviluppato un linguaggio tra loro, non li potevano più sentire e li hanno dovuti spegnere. E lì si è gridato all'intelligenza, si è gridato a Terminator, e invece li hanno spenti non perché stessero cercando di conquistare l'umanità, ma solamente perché hanno sviluppato un linguaggio che capivano solo loro due, e l'esperimento non aveva più senso, perché se spannano tra di loro e noi non vediamo i risultati, non ha più senso. Però lì io mi ricordo i titoli sul giornale dove Terminator ci distruggeranno, ci, capito? E quindi ecco perché dico, quando uno tocca alcuni argomenti sono molti, molto delicati da toccare. Poi ti lascio, perché sennò continuo a parlare per secoli. Che ne pensi di Elon Musk? Allora, io sono un fan. Io pure. Bisogna dividere quello che fa la persona da, tra virgolette... Perché le sue stranezze lo fanno sembrare scemo, che non è, anzi, cioè... Quindi a me, per me, cioè io vedere, l'ho scritto giusto oggi su Facebook, vedere i razzi che tornano in verticale a terra mi sembra di vedere... No, ma soprattutto questo dopo 10 anni, 15 anni, non so più quanto è dalla messa a terra degli shuttle, l'America doveva portare su gli astronauti con i russi. Cioè questo da solo, un'azienda privata, adesso porta lui su. Cioè questo ha detto, io porterò la gente nello spazio, ma l'ha fatto. Cioè... È strano, c'ha delle uscite, ogni tanto fa delle cose particolari, strane, strambe, ma non è, anche perché qualcuno diceva, lui è il capo ingegnere di SpaceX, cioè non è che lui è quello che mette i soldi e poi dice ragazzi forza, lui è il capo ingegnere, cioè quindi non è un credino, anzi, questo è un genio assoluto. Che posso dirti che da ragazzino degli anni 70, che quindi sognava che nel futuro, nel 2020, ci fosse la navicella che ci portava avanti e indietro da Marte, e che aveva abbandonato intorno al 2000 la possibilità, speranza di riuscire a vedere qualcosa prima di lasciare questo piano di esistenza, ti dico, mi ha ridato fiducia, per cui ben venga. Sì, sì, assolutamente. Già solo quello che sta facendo anche con Neuralink è impressionante, insomma, adesso noi possiamo di tutto, quindi andate a cercare Neuralink e scoprite che cosa sta facendo, perché questo è capace che nel giro di 10 anni rivoluziona veramente, sarà ricordato come Leonardo da Vinci del nostro tempo, insomma, perché se gli riescono un paio di cose che ha detto che vuole fare, veramente sono veramente spiazzanti. E io credo che dopo un po' non ci seguiranno più, perché c'è un tempo in cui dopo la gente si perde. Su che cosa stai lavorando? Che cosa ci puoi dire di cose che stanno arrivando, che arriveranno, che stai... Dico, cosa c'è? Allora, questo è Vite Pericolose, che appena è stato in edicola il mese scorso, l'ultimo Diabolic che sì, ce l'ho di sopra. Okay. Poi questo era invece il Diabolic che era uscito quest'estate, il grande Diabolic. Sì, 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 bella questa iniziativa. Sì, sì, ma a Storina, devo dire, si cerca sempre delle strade nuove, pur rimanendo fedele a certo. Perché anche l'unico modo che abbiamo oggi di non perdere i lettori, che è un problema, anzi, devo dire, a Storina di recupero i lettori. E secondo me anche questa uscita di Anastatica, secondo me, contribuirà ad avere nuovi lettori. E questo invece è un magnum. Prendo le copertine di questa serie che raccoglie. Questa è strepitosa. Sono belle anche da tenere in libreria, ecco, quindi poi sì. con pochi euro, insomma, vi prendete un bel malloppetto di fumetto, e per cui sono monotematici, per cui il Diabolic in ambiente marino, quello dell'estate, Amore e morte, che è stato il primo che ho fatto un annetto fa, adesso ho perso un po' il filo, e che quindi erano le storie più di amore e morte che riguardavano Diabolic. Per chi magari non voglia recuperare tutta la serie, dice io col Magnum c'ho un buon specchietto per leggere questo anno. Poi sono, ovviamente, non sono semplicemente stati presi, ristampati e via, ma sono fatti in modo che comunque anche il lettore occasionale possa seguire senza bisogno di flashback, di sapere cos'era successo. E poi una cosa a cui tengo moltissimo, che è appunto la graphic novel del vostro sui diritti del mostro di Firenze. Questo l'ho visto da qualche parte, ho visto la
la pubblicità da qualche parte. Guarda, questo si trova anche nelle librerie di Varia, c'è cioè, Feltrinelli, ovviamente Amazon, Compagnia Bella, c'è proprio disegnato benissimo da Vittorio Santi, che è il mio, tra l'altro, ex allievo in corso di fumetto, è un bravissimo disegnatore, che tra l'altro spero in futuro avrà un grande successo e un grande futuro. Molto bello. Sì, ci tengo moltissimo perché ovviamente la vicenda del Monte Firenze è una vicenda che mi ha segnato, essendo cresciuto proprio nel periodo in cui a Firenze c'era il terrore del mostro, no? Sì, io me lo ricordo. C'è la gente che per fare retromarcia, magari per strada, in campagna, doveva entrare in una piazzuola e c'era la gente che si veniva dalla paura perché era terrorizzata e da un momento all'altro potessero sparargli. Certo. Quindi la vicenda che ho raccontato è diversa dalla vicenda processuale, quindi non troverete traccia di Pietro Pacciani e dei compagni di merende, ma c'è un'altra storia che poi, tra l'altro, mentre la scrivevo, diciamo, la procura l'ha anche analizzata, perché se ne ha poi parlato di un... Però è una storia di fantasia, questo lo devo dire per evitare querele o cose del genere. Non ci sono nomi, solo di fantasia, quindi, però, diciamo che ci si può fare un'idea se si conosce un pochettino la vicenda, e non vorrei spoilerare, però ci tenevo a concludere, visto che abbiamo parlato dell'insonne. Voilà, ti faccio vedere chi appare praticamente nell'ultima pagina. Bellissimo. Quindi, bellissimo, diciamo che questa storia comunque rientra nel mondo narrativo dell'insonne, quindi mi interessava che in qualche maniera Desdemona mettesse anche lei la firma sotto, da soluzione del caso. Assolutamente. Io ti ringrazio, è stata un'altra grandissima scoperta, insomma, nel senso che poi uno dice vabbè, faccio una chiacchierata, ecco perché poi si chiamano tre chiacchiere perché poi abbiamo parlato 20 minuti di UFO, di cose, perché sì, con Alessio Fortunato abbiamo parlato 20 minuti di cimiteri, dell'arte nei cimiteri, delle statue, degli artisti che hanno fatto di cimiteri francesi, quindi poi prende la piega che prende, insomma, anche perché, ripeto, io non sono un giornalista, quindi spero che abbiamo fatto vedere tanti fumetti, spero che qualcuno li vada a recuperare, qualcuno si invogli, qualcuno si incuriosisca a delle cose, magari, perché ripeto, c'è tanti ragazzi giovani che magari dicono, sai che c'è, fammi andare a vedere, e quindi magari vanno a recuperare qualcosa di queste serie, che ti seguono su quello che stai facendo. Assolutamente, io ti ringrazio enormemente, e la speranza è che se tu trovi il tempo di fare una seconda puntata, perché c'è un'altra parte della tua vita che abbiamo in comune e che potrebbe essere interessante. Lo possiamo dire, tanto poi in realtà non è un segreto, cioè, comunque, avendo lavorato in pubblicità, io sono comunque abbastanza appassionato di giocattoli vintage, cioè, diciamo, fino all'età degli anni 80, per cui anch'io vivo circondato nello studio di quantità industriale di action figure, playset, esattamente, alla fantascienza degli anni 70-80, e che combaciano perfettamente, ripeto, perché siamo coetanei, e quindi quelli sono sempre quelli, insomma. Io ti ringrazio enormemente, grazie a te, per fortuna ha retto il video, perfetto, ci avrebbe mollato, no, è stato perfetto, grazie mille, grazie, a presto.